Bene, bene, riunione di famiglia al completo! Greta, Evaristo, venite qui! Yeah. No. Roberta, aspetta, fammi sedere. Forza, qui. Aspetta. Mi metti qui. Bene, ascoltatemi, domani è il compleanno di Flor. Sì, già. Vogliamo prepararle una sorpresa, giusto? Sì, certo. Bene, che cos'è che Flor desidera di più? Cos'è? Che cosa? Avanti. Che cosa? Una casa senza quelle streghe. D'accordo, dobbiamo fare in modo che se ne vadano. Allora, ragazzi, mi raccomando, deve rimanere un segreto. Flor non lo deve sapere. Sì, ok. Che cos'è che non dovrei sapere? Allora mi rispondete? Oh, ma insomma, Flor, ti sembra in modo? Non è per voi, ok? Parlavamo di importanza. Greta, portatela via. Non è possibile. Come portatela via? Non sono mica un pacco. Ma siamo insomma. Sì, molto meglio, sì. Andate, andate pure. Forza. Per un pelo, avvicinatevi. Ora ci serve una strategia contro quelle due streghe. Avanti, ragazzi, tutto può essere utile. Io ne ho una. Delfine è allergica a tutti i tipi di animali, anche alle farfalle. Alle piume, alla naftalina, a tutto. Ma Lala non può vivere senza... Pollice. Al marito non pensa nessuno. No, Boniglia è innocuo, non ce n'è bisogno. Che nessuno tocchi né scarpe, né vestiti, né borsa a misperfezione, eh? Ma quale c'è la Io ho un'idea, il mio cane vi può aiutare. Ragione, giusto, non ci avevamo pensato. La daranno è grandiosa questa, un sacco di pulci. Cosa fate? Niente. Parlavamo, sì. Ok, è ora di andare a dormire, no? Quindi va a dire alla servitù di prepararci tutto l'occorrente. A chi? Alla domestica, ce l'avete, vero? Ovvio, non una ma due. Tu vai in camera, ci penso io, va. Certo che questa ragazza è proprio una vera e propria guerra alle streghe. Non ho davvero parole. Perché ti vergogni di tua madre? E questo cosa c'entra? Hai mentito su tua madre. Non voglio perdere tempo con te. Vado a prendere il mio cane. Beh, puoi anche non tornare. Così gli dai un vantaggio, no? Sì, però prima vado a parlare con loro per vedere se ci riesco con le buone, d'accordo? Ma no, perché? Ragazzi, diamogli una possibilità. Non siamo come loro, noi siamo migliori di quelle due streghe, eh? Allora, mi raccomando, Flor non deve sapere niente. Sarmo. Va bene, come d'accordo, come è ovvio. Tranquillo. Alimento gradito ai cani con vaporizzatore da usare a volontà. Presente! Molto bene, Greta. Naftalina. Naftalina V. Perfetto, Martin. E poi peli di cane. Sì, eccoli qua. Ottimo lavoro, Thomas. Grazie. Via. Ah, siete qui. Che fate di bello? Niente. Bene, guardate che cosa vi ho portato. Oh, buonissima. Una bella torta tutta per voi. Oh, grazie, Flor. Ci voleva proprio. Ti è venuta benissimo. Davvero buona, Flor. Buonissima, Beh, grazie, sì, insomma, però ora... dovresti andare via ora. Sì, Flor, dovresti andare un attimo di là, perché, sai, ho sentito domande. No, voi ci nascondete qualcosa. No. Ciao, Flor, vai. Invece mi nascondete qualcosa, no, vi conosco. No, fatemi una festa di compleanno a sorpresa perché ma le odio. Ma figurati, Flor, come ti viene in mente? Dove resti rare camicie, ti va di accompagnare? Sì, che va. Greta, preparaci un brodino caldo che siamo distrutte. Sono già arrivati con i nostri acquisti, ragazze, andiamo. E le scarpe nuove. Delfina, aspetta, che cosa c'è? Cosa vuoi? Vado di fretta. Se concedermi due minuti del tuo tempo saresti molto gentile. Siamo due persone civili. Sono qui, parla. Ecco, volevo chiederti di prendere le vostre cose e andarvene. Separiamoci. Tranquilla, ti darò tutto quello di cui hai bisogno, quello che ti spetta, ma facciamolo. Ti piacerebbe? Sì, basta, facciamola finita. Non vedi l'ora, sei un povero illuso. Non toccate le mie scarpe! Siete testimoni, sentito? Sì, è guerra, sì. Già. Almeno ci ho provato, sì. Gliel'ho chiesto con le buone, no? Ok? Sì. Ora che ci resta da fare? Agire, agiamo. Perfetto, ci siamo. Spostati, ora vediamo chi vince. Evaristo, avrei un problemino. Vorrei prendere i gioielli dalla cassaforte, ma non ricordo la combinazione. Se mi permette. Sì, ti permetto, Evaristo, ma il punto è che... Permesso. Insomma, non vorrei rompere niente, capito? E quindi... Per favore, non c'è neanche bisogno di dirlo. Allora, Evaristo? Scusa, Evaristo. Sapevi la combinazione? Signore, ci sono cose che a un buon maggiordomo non sfuggono, prego, tenga. Sì, molte grazie, Evaristo. Siamo arrivati in tempo. Non potevo chiedere di meglio. Accidenti, quanto pesa! Ecco, maledetta shopping. Che è successo? No, mi allontano un secondo e guarda qui, cos'è? La rivolta degli schiavi! Cos'hai combinato? Ti avevo avvertito che era meglio se te ne andavi, no?
Abbiamo solo tolto qualche porta, le tende, dettagli. Perché non ti piace il nuovo look di questa camera? Adesso, Massimo, rimetti subito le porte e le tende dove stavano. Che ci fai con quelli? Sono i miei gioielli, dammeli! No. Aia! Lascia, questi appartengono alla contessa di Cricoragan, ossia mia moglie. E tu non sei più mia moglie. La legge non dice questo. Sì, non dice questo. Mi soltanto dispiace. Perché ancora non sono riuscito a dimostrare chi sei veramente. Questi gioielli li ha regalati il re a me. Dammeli, sono miei. Ragazzi, entrate pure. Massimo! Che odore di pappa che c'è qui, non è vero? Avanti, questa Belli, me la pagano. È tutta vostra. Ci mancavano queste bestiacce in mezzo ai piedi. Lascia stare, cagnaccio! No, quella no! Non così, no! Ma la luce hai visto? Guarda. Cosa vuoi da me? Forza, muoviti, sei tu l'uomo sciocco! No, e no, il telefono, no! Fallo scendere! Sta rompendo tutto! Vattene, bestia, scendi! No, pachiderma! No, no, no. E adesso che ma fa? Che schifo! Guarda! Odore. Questo no, cane peloso! Che schifo! Ecco, pronto protino caldo per Frau Malamala. E Baristo, a panzare peli di cane Congo? Ah, sì, certo, conti dai, vuoi. Grazie. Sbrigati. Ne mettiamo un po' qui. Dai, Baristo, sbrigati. Forza, muovetevi. Dobbiamo riversare questa roba. Sacchi di pulci, quanto siete ingombranti. Fuori, a mangiare la spazzatura. Veloci, camminare. Avanti, Congo, marci. Bene, così, da bravi, uno per volta. Ognuno portare a termine il suo compito di sabotaggio. Andiamo! Che schifo, non è possibile. Sono pieno di bava di quel brutto cagnaccio. Mi ci sono fatto il bagno. Noi due dobbiamo parlare. Che c'è? Non ti conosco. Di quelle analisi, che cosa sai tu? Ah, le analisi, niente. No! Confessa! Ti ho sentito mentre parlavi al telefono delle analisi del DNA di Nicholas e Franco che tu e Delfino avete scambiato. Parla o ti denuncio. Che succede qui? No, mammina, non ci posso credere. Guarda come hanno ridotto le mie scarpe. Cioè, le mie scarpe. Ce ne andiamo di qui, prenotiamo un hotel immediatamente. No, tesoro, venisse anche giù il mondo, noi di qui non ce ne andiamo. Perché se te ne vai, perdi assolutamente tutto per abbandono del tetto coniugale. Quindi restiamo qui, stoiche, fino alla morte. No, mammina, per favore, guardati intorno. Cioè, non si può. Andiamo, amore, non farla tanto tragica. Sono solo un po' di peli di cane. Calmati, tesoro. Ora ti fai un bel bagno e vedrai che tutto passa. Ci voleva tanto a fare un brodino. Sei lenta più di una lumaca. Io lo mangio dentro la vasca perché... Aiuto, voglio che mi passi il prurito. Ecco, vieni, prendere. Aspetta, vieni e fa qualcosa. Come fare con questo? Un attimo, mangiare tutto perché esserci capelli di cane. Volevo dire di Angelo, mangiare. Permesso? Immergiti. Ah, vedo che anche voi vi state dando alle grandi pulizie. Io ho portato questi, sono maglioni. E siccome è primavera, volevo lasciare qui il cambio stagione. No, qui no, dove non mi vedo proprio, no. La cosa che è caduta qui dentro... Naftalina? Sì, ma non succede niente. Tranquilla, tesoro. Soffoca, per favore, aiutatemi, fate qualcosa. Che succede? Perché gridi? Delfina! Amore mio, per Delfina, favore, che ti prende? Calmati. Ti senti male? Delfina! Respira, tesoro! È tutta colpa tua! Tu la stai uccidendo! Assassina! Per favore, fate qualcosa! No. Delfina! Sta tranquilla, Delfina. Tesoro! Ci penso io! Che cosa mi sono persa? Che cosa è allergica. Successo? Sì, lei è allergica! Si è ripresa! La pagherai! Forse è meglio chiamare l'ambulanza! Cosa è successo? La situazione sta degenerando! Che succede? È colpa tua, Massimo! È tutta colpa dei tuoi stracci da quattro soldi, lo sai! Porti rispetto al... Abbiamo calcato un po' troppo la mano. Tranquilli, erba cattiva, non morire mai! Anche questo sta morendo! Mia figlia sta morendo! No. Chiamate un medico! Delfina. Qualcuno salvi mia figlia! Boniglia! Boniglia! Perché litigate? Per cosa dovresti denunciarlo? Faccia, avanti, parla! Sono con me, buona nulla! Camminare, che succede? Un due! Con calma! Allora, perché tanto mistero? Di che parlavate? Ecco, stavamo...
Niente, gli stavo dicendo che lo avresti denunciato perché è solo questo che merita quello lì. Sai cosa stava facendo in palestra? Stava parlando con una ragazzina che avrà avuto al massimo 14 anni. Ci manca solo che passiamo dei guai per colpa sua. Io vado al lavoro, ciao. Lo so. Non c'è bisogno che tu me lo dica. Modestamente, Boniglia è delicato come una... Accidenti. Che porcheria, guarda qua, questa roba è tutta da buttare. Ti giuro che li vado a denunciare per omicidio colposo di quinto grado, che schifo! Malala, dovremmo portare Delfina in ospedale perché ha avuto una reazione allergica molto forte. No, mia figlia non si muove di qua. Va bene. Sono stanca, mamma. Tesorino, basta, per favore, ora calmati. Lo fanno apposta per farci arrendere, ma non ci riusciranno. Te lo garantisco io. Hai ragione. Solo da morta mi riusciranno a cacciare da questa casa. No, è ancora viva, soggiorno assicurato. Laura, che sarà successo? Non lo so, ma se Evaristo ha rivolto la parola Boniglia deve essere molto... Sì. Già. Ma cosa è successo? È successo che è andato tutto bene, però... Sì, però? Non se ne vanno. Lo sapevo. No, quelle due essere osso duro da masticare. Mi scusi, signore, ma se il suo desiderio è dare alla signorina Florencia il regalo che lei merita, allora dovrebbe continuare con il piano fino a raggiungere il suo scopo finale. Sì, sono d'accordo. Cosa state combinando? Massimo, non dire che tu c'entri qualcosa con questa storia della naftalina, perché non ne sarei affatto felice. Secondo te sarei capace di fare una cosa simile? Sai bene che anche io odio Delfina, ma purtroppo è il tutore dei ragazzi e se volesse potrebbe buttare fuori te e me, Greta, Evaristo e restare da sola con loro. Siamo noi che buttiamo fuori quelle streghe. Trovate pure alle nostre spalle, non potete niente contro di noi, plebe immonda. I cattivi vincono sempre. Tu scordati che riuscirai a cacciarmi da qui. Senti, Delfina, non so che cosa ti sei messa in testa, ma ti avverto, piantala con le tue accuse ingiuste, perché altrimenti mi fai arrabbiare. Ah, bella questa. Quindi vorresti davvero farmi credere che tu non c'entri niente? Fammi capire. Penso forse che con questi mezzucci squalidi che usate io me ne andrò da qui. Beh, non illudetevi, perché niente e nessuno mi manderà via dalla mia proprietà. Questa non è casa tua e nessuno ti vuole, vatti! Come ti permetti, moccioso che non sai altro? Mi permetti come, chiaro? Gallina! Ma che fai? Ma come ti permetti di prendertela con mio fratello? Se non ti faccio pagare! Non si fa così! Ma che malone! C'è che sia chiaro! Non azzardatevi a tornare! Né ora né mai! Esatto! Ora sì che sono guai! Me la pagherai, squattera, che non sei altro! Quanto è vero che mi chiamo Delfina Saint-Jean? Quella squallida servetta me la pagherà cara! Dicontos amigos, la fiesta está buena.